Salve ragazzi e bentornati su Super Pokémon Rumble. Allora, sotterraneo numero 2, ci restavano soltanto due zone da battere per poi andare ad affrontare le lotte d'assalto. Quindi partiamo dalla zona Tronchi, che è dovrebbe essere una delle due zone, delle ultime due zone da battere. Allora, vai. Salve. Quindi, zona Tronchi, andiamo un pochino a vedere che Pokémon si trovano in giro. Allora, intanto sono con questo Zweilous che c'ha Dragofuria e Coro. Wow, Wirlipid. Questi mi fanno malissimo. Aiuto. Oddio, c'è anche Scolipid. Iniziamo benissimo, eh? Proprio bene. Proprio bene. Aiuto. Oh mio Dio, voglio Scolipid però. Intanto lui è mio. Carrablast. Aia, mi hanno fatto tentennare. C'è anche Scavalier. Se vi avvicinate vi one shot, ve lo giuro. Ok, calmi. Calmi, perfetto, questi Wirlipid sono andati capo. Oh, ci sono anche gli Emolga. Okay. Che dolci! No, Dark, smettila, non farti prendere dalla dolcezza. Ok. Prima molla. Ehi, guardali! Guardali come sono veloci! A fiondarsi addosso alla gente. Haha, come godo. Via. Primo Wirlipid e anche Petilil con Caparbio. Ditemi che abilità è. Oddio. Scappa, 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 Scrafty. Mettiamo Wirlipid con Veleno Shock. Grande. Metteniamo un altro. Ehi, guarda, dove vuoi andare? Ciao, zio. Sbam. Oh, quanti Wirlipid in un solo secondo. Perfetto. Lel. Bene, 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 bene. Direi che ci siamo. Devo solamente battere. Qui spawnano tipo mille mila Carrablast. Niente, c'è solamente Scavalier. Devo ucciderlo in questo modo. Oi, guarda come spawnano. Volete smetterla? E che cazzo. Niente drop. Sti cazzi. Vabbè, con tutti i Carrablast che ho già preso, penso proprio di riuscirmi a fare un Escavalier, senza ombra di dubbio. Bene, qui ci stanno ancora Emolga. Emolga è mio. Con Pie Veloce. Non ho ancora capito che caspita serva sta mossa qui. C'è questa abilità qui. Vabbè, ho molti Carrablast, potrei anche farmi un Escavalier senza problemi. Ehi, Petilil e Lilligant. Surprise, proprio motherfucker. Mio, mio, ti prego, resta... Godo infinitamente. Lilligant è mio. Giga Sabbimento Energy Palla. Yep. Wow, 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 wow. Un altro Emolga il mio. In più potete usare tutte le mosse di tipo elettro che vorrete, ma... non influirà sul mio tipo perché è ma sexy bitch. Wow, altra molla. Finora ci siamo, sì. Ci siamo, sì. Ehi, è giga assorbimento? Sì. Oh, i Livanni. Voglio Livanni. Niente Livanni. Dai, niente. Niente drop di Livanni, ma cos'è sta storia? Cos'è? Leafeon! Mio Leafeon! Aia, mi stanno facendo malissimo. Se devo essere sincero, non so, non ho la benché minima idea di chi possa essere il boss finale di qua dentro, cioè di quest'area qui, nella zona Tronchi. E non ci sto pensando minimamente, perché tutte le evoluzioni finali sono qui presenti.
E non mi sembra manchi qualcuno. Prendiamoci tutti i punti. Ehi là. Ok, dobbiamo fare attenzione agli Scolipid. Proviamo a mettere Emolga, che c'ha Energy Sfera. Che, aspettate un attimo, dovrei teoricamente andare... vabbè. È abbastanza efficace Energy Sfera. Va bene, andiamo. Poi. Wow, quanto è veloce Emolga. Amo Emolga. Drop di Lilligant. È velocissimo a scagliare le Energy Sfere. Wow, figata. Di qua non si può andare. Lo sapevo. Archen. Mi avete già dato... volete vedere che il boss è Archeops? Ma che cazzo? Ehi, parliamone. Ti prego. È Yumpezant, ragazzi. Mio Dio. Vabbè, io li attacco a distanza per evitare magari di morire. No, è tranquillo questo qui. Quello lì era Yumpezant, però. Pazienza, abbiamo il drop di Tranquil. Con Ventagliente e Tossina. Meglio sostituire adesso che dopo. Cosa stai dicendo, Dark? Non sparare stronzate. Allora, dove l'avete messo il mio Tranquil? Eccolo qui. Ma che cazzo? Ah, ok, ma questo qui è... no, è tossina questa. Ok. È abbastanza potente sta mossa qui. Cioè, è ventagliente questa qui, sì. Sì. Benissimo, ragazzi, boss finale. Allora, andiamo a vedere chi è sto boss finale, anche se... ho già capito chi è. È lui. Archeops. Bene. Archeops. Merda. No, oddio. Non so cosa fare. Prepariamoci sta botticella qui. Scrafty, scala roccia. No, ma scala roccia è normale. Non va bene. Nemmeno i Pokémon di tipo erba andrebbero bene perché è un tipo volante, quindi no. Mi serve qualcuno con... no, dai, andiamo. Duosion con divinazione, proviamoci. Perché sono illuminato? Dai, faccio parecchio danno. Pian pianino subisce. Allora, devo soltanto girare attorno. Girargli attorno, piano. Chiudiamo questi Archen dalle palle. Dai, ok, ci siamo, sì, Dark, sì. Dai, Dark, che ci sei. Ehi, stai calmo. Bene. Sta procedendo come volevo. Devo però cercare di non farmi colpire. Ecco, ho parlato troppo. Sì, ho parlato troppo. Basta, Dark, devi stare zitto. Non so chi mettere. Comunque sia, con questa tecnica qui ho tolto parecchi danni. Cioè, gli ho fatto parecchi danni. E quindi penso proprio di riusarla. Chi è che ha divinazione? Cerchiamo qualcuno con divinazione. Oh, Svubat. È anche veloce nei movimenti, Svubat. Va bene. Aia, ho paura. Ok, dai, cazzarola. Ah, no, che male. Scappa, Svubat.
Scappa! Oddio, che situazione critica! Mettiamo Yumpezzant che c'ha il rassalto. Yumpezzant che è femmina, tra l'altro. Sbam, via Archeops. Abbiamo battuto, niente drop, grazie mille. Mi restano soltanto alcuni drop di... come si chiamano? Di Arken, che mi sa che ho preso, sì. Sì, li ho presi. Questo qui praticamente è aerosalto individua. So io un pezzante tattico. Tattico, proprio tattico. Allora, totale di 141. Pokémon amici, abbastanza. Molti Pokémon amici. Molto molto bene. Il più forte è Yumpezzant con 1808. E chi se no? Beh, l'unico lato positivo è che sono riuscito ad ottenere un drop di un Pokémon abbastanza forte. La cosa mi rincuora. E niente di più. Allora, l'altra zona da battere era la zona ghiaccio. Andiamo alla zona ghiaccio. Salve. Zona ghiaccio. Andiamo un pochino a vedere chi riusciremo a trovare dentro questa zona. Se non dei Pokémon di tipo ghiaccio. Boh, I'm intelligent. Allora, adesso mettiamo... ho tanti scrafti. Ma nemmeno uno con delle mosse tipo decenti. Mai nella vita. Mi servirebbe un Pokémon... non lo so davvero. Wow, Petilil con verde bufera. Pazienza, voglio usare verde bufera. Wow. Non è efficace però. Mi sembra più che normale. Sono degli Snowbear. Quella è Abomasnow. Oddio. Oddio. Abomasnow. Abomasnow! Drop di Abomasnow, non ci credo! Mazzuolegno doppio team, come godo! Mazzuolegno, che roba, raga! Cosa sono? Oh, degli spell! No, 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 aspetta! Ah, ok, è Saleo. No, oh, il drop di Saleo! Oh, sono super felice! Mamma mia, ragazzi, grandi conquiste! Saleo con Bora! Che gran figata però, eh? Sto tenendo un po' di drop di Pokémon abbastanza forti. C'è un'altra Abomasnow? Yup. Dai, su! Continuano questi... oh, dai. È Vanillish lui, sì? Voglio anche un drop di Vanillish, dai. Oh, mamma mia, ma cosa ho? Cosa c'ho oggi? Cosa c'ho? Geloraggio Bora. Un altro animale. Wow, quanto è figo il Geloraggio. Prima molla. Devo dire che il primo piano è stato esplosivo. Tanti drop di Pokémon super fighi. Guardali. Oh, c'è il Walrein. Mi hanno intrappolato. Fatemi uscire, vi prego. Aiuto, 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 aiuto. Risparmiatemi la vita, vi prego. Sono uno di voi. Togliamo questi due Pokémon preferiti che dovrebbero essere appunto Gliscor e Exiu, perché ormai, regà, sono facili ma molto facili da battere. Dai, Gaspiderina, perché non riesco ad attaccarti? Sì, però così mi fai fuori, eh. E non vale. No, 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 no. No, raga, non è possibile. Reuniclus, divinazione spaccaroccia. Vai. Via Walrein, non sono riuscito ad ottenere il drop, però... pazienza, peace and love. Cosa sto dicendo? Dark, che cazzo c'entra? Per favore, smettila. Dai, continuate a... un attacco con divinazione. Oh, c'è anche Frozless. Ciao Frozless. Dai, su. Anche spaccaroccia, mi ci metto con lui.
Ah, diminuisco la difesa, ciao. Tanti Kabchu, anche se mi stanno dando l'idea che il boss finale possa essere Beartic. E non voglio proprio immaginarlo, minimamente. Oppure Vanillux. Ho paura. Decisamente paura. Molta paura. Aiuto. No, davvero, raga, non lo so. Mi lasciano col dubbio qui ogni volta. Quindi non so cosa pensare poi. Ehi, ehi. Ok, va bene. Abbiamo tanti Vanillish. No, 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 aiuto. Aiuto! Ok. Io continuo ad attaccare a distanza con divinazione, sono più, non lo so. Sono più figo, perché attacco a distanza. E basta. Guardate come scoppiano gli Snowbear. Ok. Aspettate, c'è Warrain. Warrain è mio. Oh, come godo, mi piace Warrain. Oh mio Dio, Warrain mio. Aspettate un attimo perché devo utilizzarlo, vi prego. No, è Beartic. Anche Beartic è mio. No, raga, non ci credo. No. Beartic, allora. Grandi conquiste. Beartic con acqua di sale troppo forte. Warrain con bora e cascata. Sono l'uomo più felice di questa terra. Mio Dio, se valgono questi due Pokémon. Allora, io direi di utilizzarli. Per il boss finale, che secondo me è Vanillux. Sicuramente. Ce n'è un altro di Beartic. Allora, attacchiamo a distanza, sempre a distanza. Forever and ever. Ci dovrebbe essere, ecco appunto, l'ultimo piano e poi il boss finale. Ovviamente adesso sostituisco per evitare di andare KO, dato che voglio arrivare al boss finale con tutti e due, anzi con tutti e tre gli slot pieni, senza aver perso una vita. E allora, non lo so, mettiamo... davvero non lo so, davvero non lo so. Archen, che... no, ma Archen è un tipo volante. Vabbè, oh, fa lo stesso. Glaceon? Wow. Voglio un Glaceon, però. Froslass, mio. Aia, 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 si complica la situazione. Archen, corri come se non ci fosse un domani, ti prego. Vabbè, è arrivata l'ora, mettiamo Warrain. Ma che caspita! Ma oh mio Dio! Che mossa è? È cascata! Fantastica! Ok? Vabbè, qui mi stanno facendo tentennare nei peggio modi. Non so più che devo fare. Dai, ti prego. Va bene. Altri Pokémon, lo sapevo. Via Glaceon. Dai, dai. Ok. Sono gli Saleo qui. Adesso ci dovrebbe essere il boss finale. Non ancora. Va bene. Oh, un Glaceon è mio. Che bello. Un altro Glaceon è mio. Ah, ok, ok, ok. Perfetto. Saleo è mio, Glaceon è mio. Glaceon con Bora, un altro con Gelodenti e Specchio Velo. Saleo con Bora. Mettiamo Glaceon, dai, 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 dai. Wow, Gelodenti è super mega iper forte, mi piace come mossa. Me gusta proprio. Signori, stiamo per arrivare. No, c'è un altro piano, non mi dire. Ma oh mio Dio, quanto dura. Mi sa che ci sono sei piani.
Ok, andiamo. Questo penso sia proprio l'ultimo piano disponibile. Dopo ci sarà... Oh, il Cryogonal. Penso che proprio... Cioè, dopo ci sarà il boss finale, quindi... quest'ultimo piano da battere. Cryogonal! Guardate per quanto ho evitato questi geloraggio. I'm a pro. Dai, perché mi avete diminuito la velocità, stronzi? Bene. Otteniamo un'altra bomba snow. Dai. Siamo quasi per finire, raga. Teniamo duro. Non in quel senso, però teniamo duro e basta. Raga, non ne posso più. Quanti sono? Quanti sono? Quanti cazzo sono? Vedete, no? Siamo all'ultimo piano e Vanillish non si è ancora mostrato. Cioè, Vanillux non si è ancora mostrato. Quindi, indubbiamente, il boss finale è proprio Vanillux. Quindi andiamo subito a vedere. Signori, Vanillux! Lo sapevo. Dai. Allora, geloraggio fa proprio schifo. Non fa proprio il caso mio. Mi ha congelato, signori. Corri! No! Dai. Ok. Pokémon da mettere. Ma non ho Pokémon di tipo fuoco. Cioè, sì, se ce li ho, però sono troppo scarsi. No, o no? C'è Simisear con fuoco bomba. Che devo dire che sto Simisear tipo mi ha aiutato in tutte le battle possibili e immaginabili. Ok, va più che bene per adesso. Continuiamo. Siamo lontani. Ok. Fuoco bomba. No, perché mi congeli in continuazione? Corri, bravo Simisear. Sei proprio un pro della morte. Beartic. Ha troppo forte Beartic. Una mossa di tipo lotta sul tipo ghiaccio influisce parecchio. Però ha influito su di noi. Ti prego, scongelati, stronzo, che non sei altro. Allora, andiamo a vedere un attimo se ho altri Pokémon di tipo fuoco, che magari è meglio. Ho un altro Simisear, ma non ha mosse di tipo fuoco. C'è Magmortar con fuoco pugno. Sarebbe anche l'ideale, proviamo. Scappa, 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 scappa. Grande! Dai, due colpi vanno più che bene. Wow, come godo! Ditemi che c'è il drop! C'è il drop, madonna mia! Oddio, grandi conquiste, Dark... Oh, mi commuovo. Vanillux. Geloraggio schermo luce. Signori, ho Vanillux. Affronterò di certo la lotta d'assalto con molta più sicurezza. Sì. 191. Tantissimi Pokémon amici. Proprio tanti, tanti. Cioè, guardate. E Vanillux. Bene, signori. Oh, siamo riusciti a finire anche il sotterraneo numero 2. Adesso non resterà altro che andare a battere l'arena desolata, che come al solito è la lotta d'assalto del posto. Passare questo cancello e scendere lì sotto. Non c'è la lotta a catapulta. Resto abilito. Fantastico, cioè meglio. Quindi dovrò soltanto battere la lotta d'assalto, cioè dovrò... non si sa ancora su chi è questa lotta d'assalto, quindi io mi preparo psicologicamente ad urlare nella prossima parte. No, scherzo. Scherzi a parte. Se vi è piaciuto l'episodio, come al solito lasciate un bel mi piace, commentate sotto dicendomi la vostra.
Super Pokémon Rumble sta quasi per finire, quindi questi qui sono gli ultimi episodi. Seguiteli, punto e basta. Dark vi saluta e ci si becca con la prossima parte di Super Pokémon Rumble. Ciao belli!